e vengo da Cortina d'Ampezzo. Ho già fatto alcune volte questa gara, che è meravigliosa proprio, e altrettanto dicasi per tutti voi abitanti di questo splendido paese. E la passione mi ha portato a fare andate e ritorno di 1500 km, però l'ho smezzato, mi fermo a Salerno, vado un po' in giro per l'Italia e spero domani vada tutto bene e di divertirmi come spero sarà veramente possibile qui. Bene, benvenuti innanzitutto nel Parco Nazionale Pollino. Senz'altro la fruizione del parco con mezzi sostenibili, sicuramente la bici lo è quello che noi guide come front-end, diciamo, dell'ente parco cerchiamo di promuovere, quindi una godere delle bellezze dell'ente parco in maniera sostenibile, senza creare, diciamo, danni alla natura e al disturbo alla fauna. Senz'altro questi territori si offrono, sono vocati per questo tipo di attività, pertanto ci si augura che sempre più sarà meta di visitatori, ma anche di escursionisti, anche soprattutto con la bici. Sicuramente la mountain bike è un mezzo ideale per poter visitare in largo e in lungo i grandi sentieri del Parco Nazionale. Single track sono fantastici, forse i più belli del sud Italia, davvero grazie, mi sento di dire grazie. Per quanto riguarda la gara, abbiamo combattuto, io sono rimasto un po' attardato nella prima salita, poi ho fatto una grande rimonta, nella seconda parte ho raggiunto il gruppo di testa, che era formato da Vincenzo, da Francesco Favale, mi sembra anche Sirica.
Poi io e Vincenzo siamo rimasti soli avanti, abbiamo fatto un gran ritmo sia in salita che in discesa. E poi Vincenzino se n'è andato all'ultima salita, è stato un grande, bravissimo, complimenti. Allora, il percorso che è cambiato un tantino per via di altre organizzazioni che ci sono, come la festa di Sant'Anna e altro, insomma, si sono dovuti inventare delle varianti. Lucia Minervino, com'è andata la Pollino Marathon 2019? Sei la prima donna ad aver tagliato il traguardo di questo percorso, del percorso Marathon. Allora, quest'anno è cambiato, secondo me credo che sia una delle più belle, davvero bella. Il pollino sa essere dolce e amaro, la prima parte è stata, credo, dura per tutti, le pendenze arcigne, però gestita benissimo, e poi diciamo che dalla salita in poi mi sono divertita in discesa, come piace fare a me, per cui bella, quest'anno ho organizzato bene, gli story perfetti, complimenti a Ciminelli e anche a Pasquale perché ha disegnato, secondo me, l'essenza del pollino dalla parte della Basilicata oggi c'era tutta. L'applauso di Terranova di Pollino a Lucia Minervino, prima donna nel percorso Marathon.